Vedila così, è un po' come interpretare Shakespeare. Non lo devi cambiare, perché puoi solo sbagliare, devi fare esattamente quello che c'è scritto. Le battute sono quelle, la storia è quella e tu non devi modificare nulla. Prodotti e tradizione romana. Benvenuti in un angolo di Roma, a Londra. Siamo a Londra, più precisamente nella zona di Battersea. Situato a poco più a sud del Battersea Bridge, c'è Taverna Trastevere. Nato dal genio imprenditoriale di Nicholas Vaporidis, Taverna Trastevere è un autentico angolo di Roma nella grigia capitale inglese. Nasce dall'incontro di due grandi amici, Alessandro Grappelli ed io, e dal desiderio di fare qualcosa che avevamo fatto quando eravamo ragazzini, sempre qua a Londra poi, nel 2000. Io avevo 19 anni quando ho conosciuto Alessandro e lavoravo in un ristorante dove lui era un manager. E, da lì è nato il nostro rapporto di amicizia che tuttora dura, è diventato un rapporto, ormai siamo praticamente una famiglia. E 5 anni fa Alessandro mi propose di aprire un locale insieme, di aprire un altro ristorante, no? E l'idea mi piacque, quindi gli dissi sì, vai, perché no? E l'agosto del 2018, mi ricordo, eravamo di fronte a Taverna a fare un aperitivo qua dietro e Alessandro viveva qui, in una strada, nella parallela di dove siamo adesso. E c'era questo ristorantino, che era un ristorante eritreo, accanto ad un thailandese che a noi piaceva moltissimo. E ci piaceva come location, ci piaceva la finestra grande, la porta che si apre a fisarmonica. Quindi abbiamo detto, certo che non sarebbe male se riuscissimo ad avere un locale tipo questo. Alessandro si alza, va dai proprietari di questo locale e gli chiede informazioni. Torna mezz'ora dopo e mi dice: Ani, questi sono disposti a vendere il locale. E io, long story short, dopo appena 2 mesi ci hanno dato le chiavi del locale. Era intorno a fine settembre, ottobre del 2018 e abbiamo fatto un paio di mesi di lavoretti per rimetterlo un attimino a posto come volevamo noi. A gennaio del 2019 abbiamo aperto Taverna Trastevere ed era una scommessa, era il desiderio di fare qualcosa che avevamo fatto 20 anni prima, quindi in realtà sì, Alessandro è sempre stato nel mondo della ristorazione, a parte una parentesi in finance, io no, io avevo fatto tutt'altro, quindi abbiamo in qualche modo trovato una combo insieme dove lui portava ovviamente la capacità di fare ristorazione, io quella di fare intrattenimento. Ed è così che Taverna è diventato quello che è oggi, un posto per italiani che vivono a Londra dove si sentono a casa, quindi hanno quella vibrazione, quella sensazione di essere tornati in un pezzo di Roma, perché realmente sembra di stare dentro Trastevere. E per invece gli inglesi e quelli che vivono qui intorno è scoprire qualcosa che secondo me credevano di conoscere ma che poi hanno realmente scoperto attraverso la tradizione della cucina romana e del nostro modo anche di essere, non è soltanto quello che mangiano, ma è come noi glielo raccontiamo, come li facciamo stare, la musica, l'atteggiamento dei ragazzi, quella romanità che passa dal servizio alla cucina, alla musica, all'estetica anche del locale. I valori di Taverna Trastevere sono valori di autenticità. Noi non proponiamo una cucina rivisitata o una cucina che ha delle ambizioni, non so, di guida o di stelle varie, no, non abbiamo più che altro il desiderio di riportare, di continuare a mantenere la tradizione della cucina romana per quella che è
e di cercare di farla al meglio delle nostre capacità, ma senza modificarla, quindi avendo un grande rispetto per ciò che esiste già e che funziona da centinaia di anni, e raccontarla. Ovviamente la interpretiamo con il nostro modo, ma mantenendo sempre la tradizione delle ricette, non modifichiamo niente, non accettiamo compromessi, non cambiamo, quello è e quello rimane. La carbonara si fa in quel modo e in quel modo noi la facciamo, poi cerchiamo di farla con i migliori prodotti, con le paste le facciamo noi fatte in casa, la focaccia, il pane, cerchiamo di realizzare quasi tutti i prodotti, quindi tutto quello che esce dalla nostra cucina è prodotto da noi. In termini ovviamente di pasta, di pane, di pizza. Cerchiamo di acquistare, no, cerchiamo, acquistiamo i prodotti in Italia, esclusivamente in Italia, quindi sono i prodotti delle nostre ricette, devono essere prodotti italiani. Quindi facciamo una ricerca di questo tipo e vedila così, è un po' come interpretare Shakespeare. Non lo devi cambiare, perché puoi solo sbagliare, devi fare esattamente quello che c'è scritto. Le battute sono quelle, la storia è quella e tu non devi modificare nulla. Devi essere bravo ad interpretarla, ma se la stravolgi rischi di sbagliare e basta. Invece il nostro valore è proprio l'autenticità dell'essere romani. Non possiamo esimerci dalla nostra carbonara, il nostro spaghettone alla carbonara. E la descrizione della carbonara mi sembra, voglio dire, non c'è bisogno che vi racconti come è fatta una carbonara. Forse la particolarità è che viene fatta con gli spaghettoni fatti da noi ed è uno dei piatti sicuramente più venduti, forse è veramente il piatto più venduto dentro Taverna Trastevere. Vorrei farvi provare i saltimbocca alla romana, anche qua saltimbocca conosciutissimo, carne di vitella con una fettina di prosciutto sopra, e noi la facciamo con una riduzione, aggiungiamo un fondo di cottura, quindi lo rendiamo leggermente più scuro, anche lì estremamente saporito ed è uno dei piatti più venduti. Il terzo piatto che vorrei presentarvi è uno dei miei preferiti perché sono un appassionato di agnello, quindi le costolette di agnello alla griglia noi le facciamo con una lunghissima marinatura, una cottura a bassa temperatura e poi le ripassiamo in griglia, sono buonissime, succose, sono un piatto eccezionale ed è uno dei miei preferiti in assoluto. Una banalità, ma vi ricordo che siamo a Londra, quindi per noi anche reperire la materia prima non è facilissimo. Le puntarelle con le nostre alici del Cantabrico, anche lì è un piatto romano che quando i romani o gli italiani che si trovano a Londra o vivono a Londra sanno che possono averlo, beh, impazziscono, perché è difficilissimo da reperire, è qualcosa che veramente si fa solo in Italia e qua non hanno idea di che cosa siano le puntarelle, quindi per noi, ecco, quel piatto è veramente qualcosa di per cui la gente viene apposta. Il quinto piatto che vi presento è per forza di cose la pizza, perché facciamo anche quella. Anche qui la differenza qual è? È sulla la qualità della pizza. Alla romana vuol dire una pizza bassa, scrocchiarella e molto più larga. L'impasto è un impasto di lievitazione di 48 ore, quindi anche quello molto leggero, digeribilissimo, non di quelle pizze che ti mangi due fettine e bevi una birra e non mangi più, questa qui te ne puoi mangiare addirittura due. Difficile non farsi rapire da un menù così ricco, ma la penseranno così anche i clienti? Su TripAdvisor, Taverna Trastevere con 188 reviews ha totalizzato un punteggio medio di 4,5. Nel 2023 è stato Travel's Choice e l'ultima recensione ha come titolo La migliore cucina romana senza spostarsi da Londra. Su Google con 981 recensioni ottiene 4,6 stelle e nelle ultime due recensioni ha ottenuto 5 stelle. E se anche voi avete provato o proverete Taverna Trastevere, fatecelo sapere.
Continuate a seguire Completely TV e non perdetevi la prossima puntata di Eat, Drink, Repeat.